Questa giornata è stata per noi una giornata importante perché abbiamo avuto modo di presentare i risultati e gli obiettivi del progetto INFN Open e di inserirlo all'interno di un contesto molto importante per gli INFN, che è quello di sostenere la propria ricerca fondamentale e di trasferirla verso il mercato produttivo attraverso i processi di trasferimento tecnologico. E per fare questo abbiamo mostrato alcune storie di successo di trasferimento tecnologico che mostrano come dalla ricerca fondamentale nascano applicazioni nel campo industriale, nel campo medico, che siano in grado di generare imprenditorialità accademica attraverso alcuni spin-off che hanno raccontato le loro storie, o esperienze di collaborazione con aziende che, grazie alle tecnologie NFN, hanno aumentato le loro competenze e la loro presenza sul mercato, sfruttando quel patrimonio di conoscenze che nasce dalla fisica fondamentale. La tavola rotonda è stata molto interessante in quanto ha messo a confronto, diciamo, esperienze diverse, perché erano presenti persone che vengono dal mondo istituzionale, dell'Agenzia della Coesione, la Cassa Depositi e Prestiti, l'INFN. Quindi realtà che si confrontano sul trasferimento tecnologico partendo da delle basi sicuramente diverse. Il confronto è stato molto interessante perché le opinioni non sono sempre coincidenti, ma mostrano in realtà che c'è una volontà di trasferimento tecnologico a livello globale molto importante, che l'INFN deve lavorare per mettere a disposizione quelle che sono le competenze e le conoscenze che acquisisce nella sua attività di ricerca fondamentale, anche in un contesto che deve comprendere chiaramente il mondo imprenditoriale da una parte, le istituzioni di finanziamento dall'altra, quindi il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come interfaccia verso le aziende è importante, e anche le attività istituzionali come quelle dell'Agenzia della Coesione, dove in qualche maniera l'Agenzia promuove questa attività. È stato interessante osservare come l'Agenzia si sia messa, abbia diciamo affermato di essersi un po' mossa al di fuori del proprio schema. Lo schema che hanno rappresentato in realtà non è attività strettamente istituzionale dell'agenzia normalmente, ma si sono messi nell'ottica di poter promuovere un evento che è quello della governance in ambito di ricerca, che non è tipicamente qualcosa che viene trattato. Devo dire che alla fine molti, penso, abbiano trovato diversi spunti di interesse che possono essere promossi in futuro, e spero che questa tavola rotonda abbia creato quelle connessioni, soprattutto per quello che è il dialogo che deve nascere tra queste diverse realtà, che permettono lo sviluppo futuro di quelle che sono le attività di trasferimento tecnologico in generale per l'ente e in generale per la società che è interessata a ricevere l'innovazione tecnologica che l'INFN promuove e propone nella sua attività di ricerca.